Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Andiamo oggi ad occuparci di un'altra suite classica tra i classici, tra i plugin. Stiamo parlando di Sonnox Oxford, azienda leader che negli anni ha prodotto pochi ma importanti plugin del settore audio, molto amati dagli utenti pro, sono diventati piano piano dei classici. Sono plugin molto trasparenti, quindi adatti a quasi tutti i generi musicali, oltre ovviamente ai relativi inflator che vedremo oggi e il compressore che possiede una sua funzione di wurmt sui bassi indipendente. Eccoci quindi alle prese con uno dei plugin più famosi della Sonnox Oxford. Stiamo parlando di Inflator, che, come suggerisce la parola stessa, aggiunge una gonfiata ai nostri mix o alle nostre tracce, quello che tanti chiamano da anni il bottone magico, The Magic Button o Magic Touch. Inflator è disegnato per produrre una loudness apparente al nostro file o al nostro mix finale, anche se esistono già diversi enhancers di frequenze, come ad esempio Saturn Inflator, ha un passo migliore perché si adatta ad ogni genere musicale. Aggiunge, come vedremo, un calore ed un carattere dinamico inedito, come se ci trovassimo di fronte ad un hardware analogico. Non confondiamolo però con un compressore. Non è quello il suo scopo e non serve quindi per pompare il mix. Infatti rispetta al massimo il rapporto dinamico utilizzato nelle fasi di mix preservandolo. Tenendo acceso il clip a zero, il nostro segnale verrà schiacciato a questo limite per evitare appunto il clipping. Evitiamo di usarlo quindi sul master finito. Ovviamente più range dinamico diamo al plugin, più lavoro e controllo riusciamo ad ottenere sul master. In alcuni casi è meglio togliere il controllo di clip, questo rosso, per agevolare i transienti ed evitare di creare un effetto di compressione finale, soprattutto se sono velocissimi. Band split, invece, ci permette di controllare l'intermodulazione dell'effetto side quando spingiamo per aumentare la loudness, riducendola appunto sul segnale side. Questa modalità il suono viene splittato in tre bande distinte, permettendoci un controllo dettagliato sul mid, soprattutto nei brani molto carichi sui bassi. Vedremo poi come Curve controlla il rapporto tra mid e side una volta attivato. Facciamo attenzione che il segnale d'ingresso arrivi occasionalmente allo zero, per cui se è troppo basso alziamolo, come in questo caso ho dato quasi 6 dB in ingresso, quindi ho poi compensato sull'uscita per poter mantenere lo stesso rapporto di segnale ingresso-uscita. La guida al manuale suggerisce di iniziare con un FX al 100%. Io personalmente l'ho trovato sgradevole perché eccessivo e quindi inizierò ad usarlo nel modo diametralmente opposto, quindi partendo da zero e aggiungendo l'effetto di enhancing alla mia traccia. Anche perché, come vedremo, più sale, più il mid side ha bisogno di essere corretto. Lo utilizzerò quindi fin quando non avverto un miglioramento del generale e ricompensando poi il volume in uscita per evitare di avere quindi un file distorto. Sarà poi il limiter sul master, analizzeremo anche quello, ad occuparsi a tirare su tutto il sound generale. Non soltanto in fase di master, comunque Inflator diventa molto interessante in fase di mix. Spesso, come già sapete, nei miei video cerco colori da aggiungere alle tracce che mixo, soprattutto quelle che mi arrivano da altri studi o da altri musicisti e che spesso necessitano di una enfatizzazione dedicata per raggiungere un livello di presenza all'interno del mix, senza doverle comprimere o equalizzare, anche se proprio i simulatori di pre-trasformatori, eccetera, e vari enhancer fanno esattamente questo. In questi casi anche Inflator rientra nella sezione Tools, aggiungendo caratteristiche spesso interessantissime alle voci, ai cori o anche ai Virtual Instruments che abbiamo registrato, risparmiandomi a volte il passaggio sull'outboard analogico esterno per creare quella pasta sonora più corposa. Come sapete, non sono un amante dei preset e quindi preferisco lavorare ascoltando quello che il plugin o l'outboard fanno sul suono specifico. Anche perché i preset spesso non coincidono con lo stesso materiale musicale su cui sono stati creati, ma possono costituire anche dei punti di partenza. Andiamo a sentirlo.
Sentiamo il mid. Sentiamo un aumento di bassi sul side in questo caso. Ricalibriamo il mid. Per avere sì un effetto di loudness, ma senza danneggiare il rapporto mid-side. Più mid. Sentiamolo su un'altra traccia. Passiamo l'ingresso, come vediamo esce troppo dal rosso. Materiale sonoro, abbiamo comunque sempre una percezione del loudness cambiata, anche se effettivamente, come vediamo, il volume viene ricompensato dall'output in uscita. Diciamo che questo è lo scopo di Inflator. Cambiamo materiale sonoro. Caso al rapporto mid e all'aumento della presenza dei bassi.
caso all'aumento della compressione. Possiamo anche pensare di programmare l'effetto in base alle fasi della song, quindi modifichiamo, aggiungiamo il parametro di controllo. Aumentare l'effetto qui nella sezione meno dinamica del brano, magari allontanando anche il mid. E quindi ricambiando, ricalibrando i parametri una volta che riparte il chorus. Come abbiamo visto, il mio consiglio è quello, come al solito, di scaricare la demo e provarlo per decidere se acquistarlo completamente o partecipare al loro programma educational, che vi dà un sostanzioso sconto sul prezzo se siete studenti o insegnanti. Inflator è indubbiamente uno dei plugin must have nelle configurazioni delle DAW. In Studio One, grazie al sistema di programmazione, possiamo, come abbiamo visto, usarlo ancora meglio ed evitare quindi un uso statico come vediamo spesso nei tutorial. Un tutorial più esteso di questo utilizzo lo troviamo nel mio canale Patreon, dedicato appunto ai miei utenti Patreon, che potranno poi vedere come lo utilizzo più accuratamente sulle diverse tracce. Iscrivetevi quindi al mio canale Patreon per accedere alle lezioni supplementari sull'uso di questo plugin e di tanti altri plugin e di Studio One. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi lasciando poi un vostro commento sotto. Per il momento è tutto, ciao, a presto.